Buonasera, buonasera, buonasera. Ciao, ciao Saki, ciao Rocket, ciao Renkas. Come va? Come va? Come state? Tutti bene? Bimba, da dove chiami? Chiamo da Padova, anche se non sembra. Perché ci chiamo? Qual è il motivo della chiamata? Non lo so. Ma voi regalate giocattoli? Bene, bene, lei. Tutto bene, tutto bene. Non c'è male. Oggi fortunatamente la temperatura è stata super mite. Quindi top. Benissimo, sì. Ho visto che con i BitTorrent si possono ingigantire le monte e altre cose e non so se li ho implementati. La mia idea, giusto un pelo, basso. La mia idea era quella di evitare che, cioè di togliere i bits, cioè volevo usare i punti canale, ma non si possono usare i punti canale. Si usano i bits per questi tipi, per questo tipo di cose. E quindi ho ridotto i bits a 10 tutti. Volevo mettere uno, ma il minimo che si può mettere è 10, quindi. Però non so se li ho implementati. Vediamo un attimo. Eh sì, non puoi modificare il tipo di valuta. E questa cosa, questi che non sono più ricompense, ma potenziamenti, è solo un modo per monetizzare in più, che boh, per cose stupidissime. Dimmi tu perché io devo spendere 10 bits per avere un effetto del messaggio, che poi quali effetti sono questi effetti? Sono parzialmente occupato, mandami i dogmits, devo bannare qualcuno. Va bene. Ovvio, certo, figurati. Però, non so, metti libera scelta. Chi vuole monetizzare su queste cose, monetizza, metti i bits. Chi invece non gliene frega niente, metti i punti canale. O sbaglio, una cosa troppo... Boh. Renkas, ma hai usato il potenziamento? Perché l'emote è gigante? Perché per il potenziamento... Comunque bellissima l'emote così gigante, posso dire. Veramente bellina. Fratello regno. Ciao Slaty, bentornato. Snash, ciao, bentornato. Ho solo una domanda. Quant'è la durata del potenziamento? Vero? Non lo so. Forse vale, secondo me, l'ingigantimento delle emote vale per una singola emote. Esatto, un messaggio. Fantastico. Che schifezza è! Mamma mia, mamma mia. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. È una ladrata, sì. Assolutamente. Per non dimenticare... Io che cado nel buco.
Grazie Sleti, grazie. Bravissima che hai fatto le la clip. Renkas? Tutto bene? Anche tu hai accumulato bits come Metello? Solo io non vedo nulla? Non vedi? Non si vede. Però mi senti? Strano, un problema di Twitch sarà probabilmente. Finiti. Ma no, te li dovevi tenere. Così potevi controbattere i messaggi di Rob. Vedo una stanza con il caffè. Ma è giusto così, non ho ancora iniziato a giocare. È giusto così. Allora, che poi bella domanda. Rocket, riguardo a Elden Ring. Ciao Genoveffo, bentornato. Come farò? Come lo infilerò nella schedule? Cioè, dobbiamo ancora finire R4. Dobbiamo finire il DLC di R4. Dobbiamo finire Fallout. Rab mi ha detto che mi vorrebbe vedere a giocare Doom. Quindi dobbiamo portare Doom. Come ce lo infilo Elden Ring? Esattamente. Cioè, ce lo dobbiamo infilare tipo nel weekend? È lungo, sì, 60 ore mi avete detto, circa. Genoveffo è un tipo. Saki è un tipo, ci sono tutti i tipi. Masculi. Magari fai una giornata sola per Elden, ma da più ore, sì, maratona. Vai lei 24 ore su 24. Scusa Sleti. Scusami se sarò franca e diretta, ma col cappero. Masculi manzi, certo, certo. Siete tutti dei manzetti. Ci troviamo in un pascolo di manzi. Non puoi essere franco diretta? Esiste il nome diretta? Diletta. Allora, io stimolo aperto. Non ho ancora aperto Fallout. Olè. Ok, allora possiamo fare così. A che gioco giochi stasera? Fallout 4. Il gioco che ci sta piacendo da morire. Bello, bello. Allora. Apro la chat sull'applicazione come al solito. E poi possiamo partire a giocare. Allora, il DLC è difficilerrimo. Lo hanno provato i pro player dei Souls internazionali e solo pochi hanno battuto il primo boss con evocazione. Bene, bene. Vabbè, ma le armature atomiche possono essere potenziate con varie modifiche che aggiungono funzionalità specializzate, come ad esempio Jet Boost, Campo Tesla. E poi non sono riuscita a leggere. Come giocate finito? Il DLC di Elden Ring, eh? Non è ancora uscito? Vabbè, ma non facciamoci spaventare. Non facciamoci spaventare. Ti consiglio
tenere la bocca chiusa su questo posto. Non ci si può fidare di nessuno. Chi ha detto niente? Ah no, in effetti lo sto vendendo a tutti questo posto. Ciao Maverick. Sei. Io ho la lacrima, è vero. È vero. Allora, no, prendiamo l'armatura atomica. Pronti per il futuro. Già che siamo qui. Dai, almeno abbiamo una cavolo di gamba adesso. Transformer! Ok. Allora, apriamo la nostra mappa. Nostra mappa che inizia a riempirsi, eh? Installa la trasmittente. Ah, giusto, 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 che stavamo facendo la missioncina del vascello. Eccolo qua. Ok. Come fa ad entrarci con quel cappello? In marcia! Sparsi per tutto il Commonwealth sono ottimi posti per cercare i nuclei di fusione. E l'abbiamo notato in effetti, che tra l'altro ne abbiamo 24. Il fatto che ci sia una nave su quell'edificio. Sì! Ancora una nave su quell'edificio. L'hai già detto 14 volte! Allora io mollo la tuta qui, nella speranza che me la rubino. E dentro. Questa cosa è meravigliosa, io l'adoro. Veramente superbo. Un forastero! Oddio, le orecchie. Tommy, grazie mille per il follow. Quanto alto, altissimo, Slady, non lo vorrei più. Allora, ripariamo. Installa una nuova trasmittente. Rimuovi la trasmittente del radar bruciata e la sostituisci con quella nuova che hai trovato. Dopo pochi istanti i LED si accendono e il sistema del radar segnala che è completamente funzionante. Parla con il timoniere. Hola, soldato. Sistema di guida pienamente operativo. Premio elargito. Si prega di avviare una conversazione con il capitano. Ok. 250 tappi, non male. Hai reso un grande servizio al nostro nobile vascello. Speravo che riuscissi a recuperare il chip di guida senza usare violenza contro gli sciacalli, per quanto fosse giustificato. Ci ho provato, Ora tramano vendetta. Oh cazzo. Vabbè, ma perché risparmiare i saccheggiatori? Scusami, facciamoli fuori tutti. Perché mi hai impedito di ammazzarli tutti? Aborro la loro stessa esistenza. Quei filibustieri mi hanno privato di molti marinai. Ho l'equipaggio ridotto all'osso a causa di quella feccia. Ma sono pur sempre cittadini del Commonwealth. Oh no, ma... Cittadini che abbiamo giurato di proteggere contro le incursioni straniere. Colgo l'ironia. Voglio ricompensare il tuo impegno con un ultimo incarico. Siamo a un passo dall'intraprendere la nostra sacrosanta missione. Ma qual è questa missione, scusami? Mi spieghi come stanno davvero le cose? Completa questa assegnazione e ti spiegherò tutto. Fino ad allora, e fu così che la missione di questo capitano quella di lanciare una bomba atomica su tutto il Commonwealth. Sarà una missione ad alto rischio, ma confido. E noi lo stiamo aiutando successo. A farlo. Non so, ho questo vago presentimento che non ha proprio delle buonissime intenzioni. Robot ammiraglio, sì. Ok, va bene. Quindi, vediamo un attimo. Trova i cuscinetti per turbopompe FLL3. Cuscinetti per turbopompe, va bene. Ha un cappello bellissimo, quindi faremo ciò che dice. Certo, perché decide il cappello? Niente, la missione ci manda fuori. Potevamo uscire. Mannaggia, mannaggia. Queste indicazioni. Come se fossimo dentro un qualcosa. Ma noi non siamo dentro il vascello. Noi siamo fuori. Quindi da fuori possiamo già rimanere fuori.
perché la missione mi dice di entrare dentro il vascello e di uscire dal vascello? So cosa sia più inquietante. Non ha veramente senso. Il fatto che ci sia una nave su. Va bene. Quindi la missione ci manda. Qua. Impianto di assemblaggio Corvega. Qua ci siamo già stati. Puoi mischiare diversi pezzi di armatura atomica su un'unica struttura, aggiungendo modifiche a buona parte di questi pezzi per aumentarne l'efficacia. Ok, allora. Dunque. Eh sì, qui non è dove abbiamo. Chi c'è? Oh cazzo, Nick! Dietro le macchine! Non ci si abbassa! C'è TRL! Oddio! Non mi ricordo dove è il cecchino, eccolo là. Granita. No! Aiuto, Nick, sto prendendo fuoco. Ti ha preso bene. Lo so che ti ha preso bene. Come faccio? Muori, bastardo. C'è un altro. E dov'è? Oddio, cade! Dov'è l'altro? Ce ne sono tre. Ciaone. È un bordello, davvero. Chissà se Nick ci raggiungerà. Ok. Bene, ho poche armi in realtà. Devo un attimo rivederle. Questa è una cosa che non mi fa proprio impazzire. Revolver artigianale, laser pistola. Zero celle, quindi ha poco senso avercela equipaggiata. Anche questa. Possiamo... Dov'è esattamente? Questa è la nostra pistoletta con 50 munizioni. Che mettiamo qui, è giusto che stia qui, ok. E poi abbiamo c'era del cecchino che metterei qua, mentre fucile da caccia. Vabbè, per ora stiamo con la pistoletta. Brutalità poliziesca. Tu sei... Non lo dico. Ma qui non avevamo sterminato tutti e tutto? Scusate! Ah, cazzo! Un'altra ferita alla spalla! Cazzo, sì! Come cazzo, sì? Ah. Mica ferito e tu esulti? Non ho versato neanche una goccia di... Datemi munizioni. Qualcosa di utile? Oh. Qua? Macchina fotografica. Ce ne sarebbe un altro. Lava per ruote. Tap, munizioni steampack, bocconcini scoiattolo, maschera antigas. Ok, ma in realtà dobbiamo salire su. Quindi per salire su dobbiamo capire... Che strada prendere? Da lì forse?
Sparagli alla scimmia. Ma qua ci sono i bagni. Forse non ho notato una porta qui. Ok, sì. Non me la sono aperta. Mi sono bloccata. Ma dai. Ok, dobbiamo però salire, no? Qua dovrebbe esserci un ascensore. Qua dovrebbe esserci un ascensore. Sì, ma è tutto ripulito, infatti. Ascensore! Livello inferiore. Livello inferiore. Portami al livello superiore, dai. Si scende. No, come si scende? No. Di montaggio principale. C'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Si sale. Tocca proprio a te. Doveva essere. Niente, allora per di qua. Oh, salve. Speravo che con l'ascensore gestissimo prima. Si sale. Che cazzo è stato? Ok, forse conviene usare un cecchino, eh? Allora lo vedo. Qualsiasi cosa fosse, adesso non c'è più. Fatti vedere. Forza, fatti vedere. E datemi la testa. Ok. Oddio, oddio. Dove sei finito? Oddio! Dove sono? Pistoletta, pistoletta! C'è una mitraglietta del cappero, eccola là. Sono piena di munizioni per il cecchino. Fortunatamente. Ok. Forza questa pistoletta. Aiuto! Le hanno ricostruite le torrette. Le avevo demolite, le avevo. Ok, è là sopra il pontino. Non dobbiamo salire. Siamo da sotto. Da qua. Qua bisognava attivare un ponte. Sta esplodendo, mio Dio. Ok, allora lui l'abbiamo ucciso. Abbiamo ucciso anche un altro, quello qua. Perfetto. E qua. Cuscinetti per turbopompe. Oh, bene. Stappo munizioni e basta. Terminale di Jared, ma l'abbiamo già letto, quindi possiamo andare via. Arrabbiati, oh, riparo solido e state giù. Ma è stato Nick? Perché io l'ho missato tipo 3-4 volte. Nessuna traccia. Ok, andiamo via, va. Osaki. Controllali. Osaki è il mio terzo occhio. Olè. Una catena. Ah, per uscire. Ma questa non l'avevamo riaperta. Si è un po' resettata la zona. Oh! Dai, ma era dentro il coso. Ma io li sciotto con questa pistoletta. Da quando?
Oh, e lei? Era uscito anche lui da qui. Leva per ruote. Forse sono debolucce di avere le armature? Ce ne sono altri? Oh oh. Qua sopra? Di sotto, basta, me ne vado, scappo, adios amigos. Ok, Nick l'abbiamo lasciato lì, ma nessun problema, dobbiamo esserci allontanati abbastanza. Teletrasporto. Armatura atomica in sale cucinetti, eccoci qua. Ah sì, che tra l'altro l'armatura atomica l'abbiamo molata lì. Per parlare con una persona interagisci con essa stando in piedi. Per cercare di borseggiarla interagisci con essa in modalità furtiva. Skill che abbiamo talento, anzi che abbiamo sbloccato, ma che non stiamo usando mai nella vita. Meraviglioso. Che ci sia ancora. Allora, di qua. No! Velocissimo anche nel salire e scendere. Che meraviglia. Ma li devo installare qua sotto? Ok, eccomi. Aperto con chiave degli alloggi del capitano. Eccomi qua, turbopompa. Inserisci i cuscinetti nella camera di combustione, facendo attenzione e la chiudi. Metti la turbopompa? Bomba, va bene. Completamente assemblata al suo posto. Ok. Ah, non devo avviare e fare altro. Fatto! Wow! Che posto, capitano! Anche un meraviglioso letto, bella credenza, vetrinetta. Tutto molto bello, una valigetta pure. Uniforme militare. Jurassic Park, non li ho mai visti Jurassic Park, nonostante io canti di continuo. Na 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 na, non li ho mai visti. Forse il primo, ho tentato di vederlo, ma credo di essermi addormentata nel mentre, perché non ricordo nulla di quel film. Bisogna rimediare. Sì, lo so. Ma su tanti film, bisogna rimediare. Allora, diamo potenza alla prua di dritta. Con estrema delicatezza, timoniere. Con l'aiuto del cielo, finalmente prenderemo il largo. Tutto merito della nostra salvatrice. Meriti una doppia ricompensa. Davvero ben fatto. Cara professoressa Sadler, benvenuti. Prenderete il largo. Alla vigilia del nostro viaggio, la segretezza non è più prioritaria. Dopo aver usato tante volte quella giura, mi sento truffato. X42 aiuterà a disincagliarci da questa nefasta savings law. No, voleremo. La Constitution spiccherà il volo per poi ammarare dolcemente nell'oceano. No. Così potremo tornare a essere i fieri difensori dell'Atlantico. No. Cosa? Ho sentito bene. Non lo trovi a dir poco brillante? Timoniere, prepara la nave al grande varo. Oddio! Di nuovo quei menagrami. Oddio! Ci sono i giochettatori. Attaccate! Aspetta, devo prendere il cecchino. Bastardi! Non ci impedirete di salpare. Mamma mia, ma non gli tolgo niente. Oddio, ho sbagliato, volevo curarmi. Oh no, timoniere! Provo a fartelo fuori io, ok. Un altro qua, stardo. Non gli riesco a prendere.
Sono tantissimi. Tempo scaduto. Ok. Morte ai saccheggiatori. Ma come? Dai, vieni, carica. Ma che fa? Ah, giusto, con altri si picca. Sono scema io. Brava. Ok. Ok. Ne sono altri? Oh no. Ma sono tantissimi. Tutte le munizioni sto sparando. Niente, mi viene da premere alta ancora prima di puntare con il cecchino. Sono un genio. Iron Sights. Credo si stiano ritirando. Credo. No! Hanno ucciso uno dei nostri! Bastardi! Aia! Basta! No, te lo uccido questo. Oh, oh madonna, sulla gambetta l'hanno colpito. Timoniere! Si è rigenerato! Sì, sta tornando! Capitano? Con il favore del cielo, l'assalto nemico è fallito. Nessuno di quei bricconi ha messo piede ma sul nostro vascello. Questa missione è stupenda. Tutti trovata per caso. Ciao. Ma è stupenda. Capitano. Con il favore del cielo, l'assalto nemico è fallito. Nessuno di quei bricconi ha messo piede sul nostro vascello. Tutti ai propri posti. Prepararsi a salpare. Ok. Sei proprio sicuro di farlo? Gli sciacalli non demorderanno. Dobbiamo agire ora o mai più. Serve energia dal generatore ausiliario per iniziare il viaggio. Temo di doverti precettare per l'ultima volta. No. Va bene, consideralo. Considerolo già fatto. Ammiro la tua tempra. Questa è la tua meritatissima ricompensa. Buon viaggio. Cosa? Broadsider? Ma pesa quintali? Io non ce l'ho questa forza. Ma lo posso tipo mettere sull'armatura? Fornisce energia ausiliaria. Ovviamente sono super pesante. Un cazzo di cannone! Ti conviene scendere così ti godi bene la partenza? Ma scendere dalla nave? Non posso restarci sopra? Oddio, sono pesantissima. Dove devo andare? Dov'è il generatore? Ah, oh, era fuori. Dannazione. Ok, allora niente. Vieni. Difendere la Constitution. Ehi, posso fare qualcosa? Sì, puoi prendere per favore questo mega cannone che mi hanno appena dato? Dov'è? Dov'è? Ah, eccolo. No. Ma perché ti porti delle birre? Nick. Allora. Dammi le birre. Dammi tutto quello che hai. Cos'è che usi, Nick, per combattere? Cos'è che usi? Questo te lo tolgo.
Tolgo pure la pistoletta automatica. Ora lo puoi prendere. Oh, benissimo. Cosa per te? Benissimo, perché adesso è arrivato il momento di buttare via tutto quello che avevi addosso. Allora, istituto, fucile, pistola, pistola, laser. Cos'altro aveva? Aveva... Ah, però no, posso, cosa sto bene ti dice così. Che non ci serva? Ma perché no? Sono inutili, ne abbiamo 14. Oh, allora io risalgo su perché voglio vedere il tutto da una posizione simpatica. Ma siamo sicuri? Ma il generatore non è quello lì? Non è questo qui il generatore? Nuova arma primaria, il cannone. Lascia tutto il resto. Ma le munizioni? Devo oliare i suoi ingranaggi con la birra. Ma dai, perché ti porti dietro delle birre? Mai sentito una domanda più insensata? Cose inutili le vendono i mercanti itineranti nelle città. Ma ci sta tutto. Il problema però è che le devo trasportare e se già pesa un sacco il trasporto diventa un po' pesantuccio. I cannoni si possono caricare con qualunque cosa, sedie e tutto. Allora, da qui ne approfitto per prendere un po' di munizioni. Ok. Che succede? Cosa vogliono? Là sopra? Devo salirci. Perché la mia prima faccia che vedrai. Ancora più sopra. Ancora più sopra, ma da qui. Ah, si può salire. Complimenti, ottimo lavoro. Il generatore è piccolo, interagisci? Non so cosa simoniere. Motori avanti adatto. Ce l'ho fatta! Energia nella norma! Eccellente! Avvio conto alla rovescia! Solo disonore, esatto. Ciao, rabbino! 3. Ma io voglio salire! 2. Voglio salire anch'io! 1. Non si può, vero? Timoniere, accensione! Oddio, ma esplode tutto! Dannata Savings and Loans! Sfuggiremo alle tue grinfie! Oddio! Oddio! Stanno andando! Na 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 na. Sta fanno? Sbattono contro la torre! Che cretini! Che cretini! Mia cara professoressa Sadler, benvenuti. Saremo in mare tra Jurassic Park. Ben fatto! Voi siete tutti scemi! Voglio andare lì. Si può, secondo voi? Ma guarda tu, che deficienti! Ma potevano girare un po', non so. Vai da loro, prova nella mappa. No, non hai ancora scoperto questo luogo. Però la Fenwill Hall, sì. Dai, però sono veramente stupidi. Bravo, scemo! Esatto, bravo, scemo! Ti sei incagliato in un'altra torre, in un altro edificio, ma ti pare?
Che capitano! È già tanto che siano riusciti a far volare un veliero dell'Ottocento, non pretendiamo la luna ora. Oh, signore. Madonna. Ma dove mi sono teletrasportata? Cos'è stato? Non lo voglio sapere. So solo che voglio salire là sopra. Si entra da qui? Uff, c'è uno scienziato. Ma qui non è dove abbiamo salvato il tipo del latte che fa diventare super i mutanti. Super mutanti. Super i super mutanti. E ora? Si sale? Questo ci permette di salire? Stiamo salendo o scendendo? Sembra stiamo salendo, vero Nick? Nick, perché? Perché allontani lo sguardo subito? Vergogni di me adesso? Non mi consideri più una tua amica? Guardalo! Oh! Guarda tu che fessi! Capitano! Capitano! Tutto guardate bene? Guardate chi c'è! Un successo fantastico! Ma quale è successo? È vero, la missione non è ancora conclusa! Ma nessuno può negare i nostri progressi. Saremmo un successo, ma... Ora però siete bloccati in un grattacielo. La vostra situazione non è migliorata rispetto a prima. Qui ti sbagli. Ora comandiamo fra terra e cielo. E una volta che i razzi saranno stati ricostruiti e riforniti, scommetto che di questo passo riusciremo a raggiungere l'oceano tra uno, forse altri due lanci. I miei circuiti fremono al pensiero. Sono felice di avervi aiutato. Il tuo contributo è stato fondamentale. Siamo stati davvero fortunati. In segno di riconoscenza per il tuo ruolo in questa faccenda, ti promuovo al grado di tenente onorario. Oh. E dato che io, non c'entro sotto coperta, ti assegno anche gli alloggi del capitano. No, pure! Il nostro nuovo tenente! Urrà! 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 Mi ha dato pure il cappello! Lo voglio mettere! Dov'è? Il cappello da tenente! Sì! Oddio, quanto è brutto però con questi occhiali. Togliteli, ti prego. Eccomi qui, Oh no? Queste sono soddisfazioni. Capitano Ironsides? Guardate chi c'è. Un successo fantastico. È vero, la missione non è ancora conclusa. Ma nessuno può negare i nostri progressi. Vabbè, quindi... È stato davvero magnifico. Su questo non c'è dubbio. Scommetto che di questo passo riusciremo a raggiungere l'oceano tra uno, forse... Vabbè, questo l'ha già detto. Hai davvero intenzione di lanciare di nuovo la nave? Con il coraggio e il supporto del mio fedele equipaggio, il nostro trionfo è assicurato. Va bene, basta, direi. Ce ne possiamo andare. E quindi non ci sono altre missioni? Non lo dobbiamo aiutare di nuovo? Perché io lo aiuterei molto volentieri, Timoniere? Siamo di parecchi metri fuori rotta lungo l'asse Z. Ma non mi dire. Abbiamo fatto pure un nuovo livello. Cioè, io mi sento proprio a casa qui. Vi giuro. Dove sono? Questi sono gli alloggi del capitano, o sbaglio? Ma ci posso dormire? Cioè, vabbè, no, spettacolo.
Ciao Renkaz, buona cena. Accendiamo la radio. Perché la radio non va? Non prende bene? Vogliamo tutti uniamoci alla giurma. Ti senti a casa perché sei tra tutti i robot. È vero. Non ci avevo pensato. È vero, è vero. Peccato, avrei voluto comunque continuare la missione. Volevo vederli in mare. Sai che figo sarebbe stato. Nuovo Sea of Thieves. Va bene, va bene. È stato un piacere comunque incontrarvi. Non si potrà salire fino a lì, no, vero? Wow. Wow. In tutto ciò la mia armatura l'ho mollata là. Quindi direi di tornare lì. E a questo punto di continuare con la nostra missione principale. Perché l'avevamo interrotta con questa qui della nave. Oh, ma lei, signore, è rimasto qui giù? Non mi parla. Non mi vuole bene. Dov'è il... la mia armatura? Eccola. Eccomi. Oppure il cappello di tenente. Guarda come entra bene. Oh! Guarda come si... quasi identici. No, ma si vedeva tutto il cappello di fuori. Ok, dati. Costruisci la piattaforma riflettente. Eccoci qua. Mostra sulla mappa. Ok, quindi dobbiamo andare. Stazione di... ma non siamo troppo lontani dal Sanctuary. Il ristorante Drumlin. Forse è qui dove abbiamo incontrato quella gente dove uno, un figlio di una coppia era tipo tossicodipendente. Chi c'è? Oh, si comincia! Ma guarda un po' chi c'è. Come vi permettete? Oddio! Guarda la testa che rotola! Dov'è il corpo? Ok. Allora, dobbiamo andare per di qua. Sì, qui è dove abbiamo incontrato. Esatto, esatto. Salve, signora. Come sta suo figlio? Posso dormire sonni tranquilli ora che Wolfgang sta marcendo all'inferno. Grazie. Di cosa avevi bisogno? Un'occhiata. Ogni articolo. Ok. Vediamo perché ho bisogno veramente di troppe munizioni. Ti prego. Allora. No, non vende munizioni? Oh no, forse è nella categoria munizioni. Benissimo. Allora, avrei bisogno per la mia pistoletta 10 mm. Eccole. 395 tap. Beh, ne abbiamo 6.000. Va bene. Giusto, no? Ho fatto giusto. Non so se ho comprato quelli giusti. Poi mi servirebbe un...
cartuccio al plasma. Allora, a me piace molto la pistoletta, questa forse, con una cella di fusione. Te le compro, 416 tappi. Ma è un po' costosa. Oh no, va bene. Ispeziono, no, accetto. Ok. Diciamo, non è il massimo come numero di munizioni, però almeno. Ci stavano finendo. Voglio il jet. Ah, tra l'altro abbiamo il livello, giusto. Allora, vediamo un po'. Vorrei più 50 peso trasportabile. Non è male, eh. Però vorrei iniziare a puntare su qualcosa di nuovo. Questo pure non è male. Sai, guardare nei posti giusti per continuare a combattere e trovi più munizioni nei contenitori. Domina lo spirito del vecchio West. Le pistole non automatiche infliggono più 20% danni. Il percorso verso il tuo obiettivo di missione più vicino è indicato nello SPAV. Che vuol dire? Potrebbe essere utile dato che ti crei armi e corazze. Sì. Le mischie di livello 9. Armi da mischia non ci interessano. Dov'è il... Allora, questo è per modificare le armi. Ah, ecco, vedi. Proteggiti dai pericoli e accedi alle modifiche per armature di livello base grado 1. Ecco, questa sarebbe una cosa che si potrebbe fare, eh. Puntiamo su questo. Mi sembra, vedi, il percorso a terra quando se ne spava. Non molto utile. Drive-in. Certo, qua che non ci siano talpe. Aia! Missione completata. Fu così che diventammo trappole per Toby. Questa pistoletta sta regalando emozioni importanti. Oh. Zack. Bene. Officina. Sacco di cemento. Quindi qua devo... fare. Costruisci le difese. Come costruisci le difese? Ma cosa sta dicendo? A parte che dove lo posso mettere questo coso? Ah no, dobbiamo fare due di questi cosi. Ok, ne faremo una qui. O forse no, semplicemente uno. Ok, no, sì, era uno soltanto. Ok, wow. Oh, devo parlare con Tom adesso. E adesso dobbiamo tornare qui. Questa missione qua? Questo simbolino? L'ho messo io? L'ho messo io. E si viaggia rapidamente. Di riciclare le auto. Sì, non ci ho pensato sul momento perché non so se ci ritorneremo
No, non è vero, è una cazzata. Non pensavo fosse un luogo... Però effettivamente sì, le potevo selezionare. Ricicla ogni cosa che vedi fuori posto nel campo base. Quello l'ho già fatto, circa, su Sanctuary. Allora, dov'è Tom? Hai già costruito quella piattaforma? Il tempo vola. Sì, l'ho fatto. Attendo buone notizie. L'ho fatto. Sì, la piattaforma è pronta. E io ho finito di decifrare i progetti. Possiamo davvero costruire questa follia. La scienza di questa mostruosità è incredibile. Fortunatamente i materiali sono piuttosto comuni. Ma ci sono 3 pezzi speciali che non posso recuperare dai magazzini. Se li trovi, potremo spalancare le porte dell'inferno. Ok, costruisci la parabola. Va bene. Vado subito? Sì, prima è, meglio è. Quando hai i materiali, raggiungimi al luogo dove dobbiamo assemblarli. Sei l'unica persona che conosco che sta facendo le missioni dei Railroad. Mi fa piacere che tu abbia accettato di unirti a noi. Grazie. Sì, sì, mi interessa tantissimo. Allora... Allora, aspetta, devo leggere. Costruisci la console, la parabola di trasmissione, l'emettitore di raggio, esplora gli ospedali alla ricerca di uno scanner biometrico, esplora le zone di telecomunicazione alla ricerca di un modulo sensore. Però è facoltativo. Perché è facoltativo? Torniamo qui. Forse perché magari queste cose ce le posso già avere? O già costruire per vie traverse? Or dunque. Tra l'altro, qui non ci siamo mai stati. Ah, meraviglioso. Cazzo! Wow! Insomma, pensavano che fosse morto. Distrutto. Chissà cos'altro. Non mi sembra ci sia nulla. Caramelle gommose, da una vita che non mangio caramelle. Da una vita. Da quando non sono più bambina. Accendino. Qua. Una pistola? Ci viveva qualcuno. Tappi. 18 tappi. Buono. E chi è questa gente? Una possibilità di entrare nell'istituto. Incredibile. Eh sì. Allora, vediamo un po'. Officina. Devo costruire questo. Giusto? Allora, vediamo un po'. Riciclo questo. Poi riciclo questo. Questi li posso riciclare o devono far parte del mobilio? Dai, questo non lo riciclo. Lo posso... Contrassegna per ricerca? Come si prendevano gli oggetti? Ma tra l'altro questa cosa che devo muovere con le freccette è una schifezza allucinante, posso dire?
posso... Oh, lo devo piazzare qua sopra? Forse sì. E poi... la parabola di trasmissione. Questa la metto qua sopra. Richiede energia per produrre risorse. Costruisci un generatore e collegalo all'oggetto. Oh no, ma qua sopra non lo posso... Ah sì, lo posso mettere. Eccoci qua. Ok, quindi ci manca soltanto la console di comando, giusto? E ci serve lo scanner biometrico. Ah ok, 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 tutto chiaro. Sta per starnutire. Scusate. Tutto il menu crafting a vapore è una merda. Sono d'accordo, fa veramente schifo. Salute, grazie. Testi scomodi, in alcuni punti non puoi tornare indietro senza uscire da tutto il menu. A volte si bugga pure, è proprio vero, è proprio vero. Ha veramente fatto da schifo. Ok, quindi nulla, ci tocca andare a cercare questo sensore che si trovava in ospedale, se non ricordo male. Ok, però in ospedale non ci siamo mai stati, quindi dobbiamo teletrasportarci nel luogo più vicino, ovvero guardia costiera. Ecco, tutto il microfono... No, 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 perché quando starnutisco mi giro di 180 gradi e starnutisco esattamente dall'altro lato del microfono. Mi dispiace, ma su questo non hai ragione, saggio. Comunque, bentornato. Ecco qua. Ecco qua, ecco qua. No. Devo andare in direzione dell'ospedale, quindi per di qua. Non senti il gioco? Come non lo senti? A parte che non stiamo salvando da una vita. È la testa che gira di 100... No, ho la sedia che ruota. La notizia è raffica, continua a spinare su... Oh mamma mia. Basta, basta, sì, va bene, allora ho smoccolato sul microfono. Oh, siete contenti? Ah, mi trollavi, ok, ok. No, no, l'importante è che sentiate. Il gioco muto non piace a nessuno. Stiamo andando giusti? Dritto davanti. Emporio di Fallon, ok, non è questo. Cos'è? Cos'è? Super mutante leggendario. Che palle! Oh signore! Ma perché il super mutante leggendario? Oddio! I kamikaze! Il leggendario è mutato! Questi tizi con le mine. Aiuto. Aiuto. Esplode. No, sto sbagliando arma. Aspetta, aspetta che sto sbagliando arma. Eccoci. Vedendo il mondo. Ok. Brava. Forse con il cibo. Oh mio Dio. Si nasconde, signore. Eccomi tutto. Ci vorranno tante. Dai, che faccio fuori questo?
E arrivo a uccidere anche l'altro. Aiuto! Ne arriva un altro. Oh cazzo, cazzo, corri! Lascia, ora ci penso. Ora manca il supermutante leggendario, vero? Vediamo se possiamo munizioni. Direi che non lo prende. In tutto ciò, dov'è Nick? Dov'è la mia gamba destra? Oh, salve. Che fa? Giochiamo, piccolo! Super mutante, inarrestabile! Vediamo se lo becco in testa. No. Dai, però comunque danno lo faccio, eh! Altre volte ne abbiamo trovato uno, ma perché non so dove siano gli altri? Ok, dai, ultimi due colpi forse. Ce n'è un altro. Ma voi siete tutti impazziti! Cioè, da combattimento corto. Non delle armi veramente di cacca. Ma guardalo! Non lo prendo mai nella vita! Sono troppi! Sono veramente troppi! Togliendo nulla. Allora loro sono deboli al laserino, ma non ce l'ho. Umano colpisce come scarafaggio radioattivo. Dovrei prendere l'arma da Nick. Ma dov'è Nick? Dov'è Nick? Nick! Umano, ho qualche mina, qualche granata. Ho dato tutto una bottiglia molle. Sonda pure! Spappo il cervello di umano! Da! Non l'ho preso mai nella vita, vero? No, si è trasformato. Ma che palle! E si è pure ricaricato la vita. Ah.
Che sta succedendo? Spara, dannazione! Ho un ultimo colpo, non lo userò per lui. Tremendo, tremendo, non so dove sia Nick. Ferito, ferito, ferito un cappero. Bastardo! Beccati quest'altro bastardo! Beccati questo! Ah! Ne avevo, Se ti prendo magari. Oh! Ciao Stimo! Gamba destra da sintetico. Quando si aggiri furtivamente o sei immobile, i nemici hanno maggiori difficoltà nel rilevarti. Tap, munizioni, molto pesante, martello demolitore e fucile. Fucile. No, non ci piace. Ma Nick, ma compari ora? L'altro, dov'è il super mutante leggendario che abbiamo ucciso poco fa? Un insetto in me. Ma davvero? Proprio quando iniziavamo a conoscerci. Infatti. Eccolo, fucile a leva. Probabilità di menomare la gamba del bersaglio. Mi piace, lo voglio provare. Fucile a leva. Vediamo, lo possiamo mettere qua. Fammi vedere. Abbiamo zero munizioni per questo. Ah, abbiamo pure un nuovo mutante. Meraviglioso. Due? Ma che posto di merda è? La prendo, signore. Ma siete in due? No. Dovevi scappare. Oh no, Sirian l'ha fatto. Scusate il ritardo. Oh no. Prendete questo. Grazie, Sirian, gentilissimo. Col 92%, devi vedere. Vediamo fra due settimane. Guarda un po', domani già non ci potrò essere. Ok, ce ne dovrebbe essere un altro là dentro, Sono troppi, ma cosa vuol dire? Immaginavi che sarebbe finita così? Ma gli ha fatto malissimo, sbaglio. Ma se lo prendessi. Ok. Cosa? Ma seria, ti giuro! Ti giuro che domani era preventivato che non ci sarei stato.
Vabbè, non è un meme. Vabbè, per un giorno. Oh. Finalmente. Posso dire che Nick in tutto questo non ha fatto niente? Nick? Non sei stato molto utile. Qua questo posto è veramente pieno. E si escono delle fottute pareti assolutissimamente. Allora, questo è l'ospedale. Oh. Certo, recuperiamo domenica. Comprate la valigia. Scommetto per che in passato qui si aiutavano molte persone. Non si deve, posso usarla come letto per dormire. Ci sta tutto. Sapevi, Witto, che nella serie di Fallout vedi i creatori dei supermutanti, ovvero il dirigente della West Tech che parlava nella riunione segreta? Oh, sai che effettivamente ho dei flashback al riguardo. Sì. Ci ho pensato anche io. Comunque fighissimo, veramente. Fallout, la serie è pienissima di occhiolini al gioco. Vabbè, ma ci sta, logicamente. È presa dal gioco. Però ecco, sì, come diceva Rab, per un appassionato di Fallout, il videogioco, guardarsi la serie è tutto un continuo ma invece chi lo guarda per la prima volta, guarda la serie per la prima volta non avendo mai toccato il gioco, lì si perde veramente troppe chicche. Andy, l'infermiere, non voglio farle del male, gli ho rotto l'occhio ma continua comunque a sapere dove sono. Prendi questo. Sarà tutto finito. Ah. Non ho operazioni, grazie. Ma era nel bagno. A fare cosa esattamente? E qua si va nel bagno dei maschi? No, si passa oltre? No, non mi sembra. La mia armatura atomica sta cadendo a pezzi, sì. Sì, purtroppo. Scusa, ma la missione non diceva di entrare qua dentro? Fuggitivo pericoloso. Non sto capendo. È un infermiere, sente l'odore del tuo sangue. Ma sono dentro un'armatura! A parte che come fa a sentire l'odore del mio sangue? È un robot... Ma mi dice di entrare e poi di uscire. È tutto rotto. È tutto veramente rotto. Scommetto che in passato qui si aiuta. Ricerca completata. Nessuna presenza ostile rilevata. Disattivazione. Oh, bravo, disattivati perché io sono molto ostile. Andy l'infermiere. Ma quanti Andy ci sono? Subito l'ascensore. Apriti. Ah. Adesso ci tu, vincerò io. La presenza non identificata è la viola ricerca. Con l'ora bonanza. Anche Nick è un robot eppure aveva delle birre. Vabbè, ma... che abbiamo chiuso un occhio al riguardo. Facciamo finta che le abbia prese così perché ha manie di... È cleptomane, ecco. Non mi veniva il termine. Diciamo che è cleptomane. Ma per di qua non si va da nessuna parte. Amore al mondo. Devo scendere per forza. Oh mio Dio. No, Protectron. Ma cosa siete? Aiuto. Adesso? È tutta. Soltanto? Protectron! Mi faccio del male, la supplico! Lasciatemi stare, sono un robot anche io, faccio parte del vostro gruppo! Sono un infermiere! Lasciatemi stare! Aia, ma
Ma dove sto andando? Per di là. Ma questa è una sala operatoria. Aia. Poi la cosa simpatica è che non li sto prendendo almeno per sbaglio. Dispensa di azoto liquido. Perché qua si sale. Arrivederci. Vorrei un gioco dove Mr. Andy incontra Claptrap è quello del telefilm, eh? Pronto, io arrivo. Comunque è bello questo ospedale, devo dire. Ah, il robottino di Borderlands, ok, ecco. Mi mancava. Ciao Zaki, bentornato. Ho paura di ritrovarmi Whit in casa che forse le serrature ormai come una professionista. Eh sì. Ma degli occhiali da sole dentro la valigetta. Ma devo scendere giù. Un occhiolino per farmi scendere giù, oppure è una sorta di trappola. No, perché da qua effettivamente non si continua, quindi è qua sotto. Ma effettivamente c'è l'indicatore. Scanner, eccoci. Avvicinati e identificati. Ai cittadini rispettosi della legge non sarà fatto alcun male. No, grazie, non ne ho alcuna intenzione. Devo solo trovare un modo di andarmene da qui. Forse si cade da qua. Oh, salve! Per favore, in caso di infortunio, mantenere la calma. Sì, Protector. Proteggere e servire. Proteggere e servire. Ma mi può curare, per favore? No, grazie. Non sono una cittadina rispettosa della legge. L'infermiere mi ha totalmente ignorato. Oddio. Ascensore, apriti. Chiuditi. Povere persone in ospedale, sono morti in modo orribile. Non solo per le radiazioni, ma sicuramente anche per mano dei robot che hanno perso la testa dopo lo scoppio delle bombe. Povere persone. Dottor Andy, aia, ho trovato il dottore. Cosa abbiamo qui di interessante? Esploro un po'. Aia, dottor Andy, no, non gli faccio del male. Ma lei è un dottore, dovrebbe curarle le persone. Aia, io sono esplosa. Oddio, sono esplosa. Ma non la voglio la piccola puntura. Oddio, mi hanno bloccata qua dentro. Dottore. Dottore. Oh. Pure lui aveva lo scanner. Aia, fatemi prendere il secondo scanner, magari è utile per la prossima volta. Andiamo via, per l'amor del cielo. Prendi questo! Lo sto massacrando! No, mi ha preso bene! Lo so che ti ha preso bene, ti ha preso benissimo. Basta, se ne sta andando. Si è stancato.
Oddio. Fatemi andare via, vi prego. Per di qua, per di qua. Ok. Il robot. Che cazzo stava pensando di essere su Party Animal? Se è proprio vero. Uguale. A proposito di Party Animals, lo vogliamo portare questa domenica? Aia, come dà le bacchettate? Favore al mondo. Sentirai soltanto. Mi sei caduto in testa, Nick. Ma cosa? Escono. Libera. Cazzo. Oh. Ma guarda te. Andiamo via, va. Più faticoso del necessario. Dov'è la... Eccola. Non puoi viaggiare rapidamente? Cos'è? Mentre ci sono i nemici in vicinanza. Va bene. Quali nemici? Ne usciranno di altri? Non c'è nessuno qui. Tra l'altro ho 4000 frecce per indicare l'ingresso. Che porta dove? Una trappola. 1, 2, 3, 4. Wow. Ok. Per di qua. Che luogo inquietante, molto. Punto interrogativo? Ma è un labirinto? Solito non dovrebbero uscire. Se mi si rimette a posto la connessione entro domenica volentieri. Sia ancora down. Oh madonna. Punto interrogativo. Wrong way. Dead end. Ah ok, per di qua. Ok. Non vogliono. Cosa ci deve essere stato, scusa? Stai giocando con il sintetico sbagliato. Ma sto scherzando. Sorpresa! Eliminazione completa. Ma che carino la... Ok, no, non lo è più. Non lo è più. No. Oh, salve. Salve. Voi non avete niente, no? Molto inquietanti, veramente molto inquietanti. Abbiamo un commerciante. Qua se ne possono spadere uno. Ok, non sono trappole. Lì c'è qualcosa però. E tutto ciò dove porta? Scusami. All'enigmista, sì. Degli scarafaggi morti?
qua si sale. Madonna. Mi sto perdendo, amici. Oddio. Ok. Non è molto bello. Chi è il pazzo che si è divertito a costruire tutto ciò? Qua siamo ritornati. Però, guarda. Aha. Ok. Siamo ritornati dove eravamo prima. Però c'era effettivamente un posto dove salire. No, non ho mai visto i film di Saw, però so vagamente di cosa tratta, insomma, la storia, tra virgolette, dietro. Insomma, la trama generale, ecco. Meglio. Artigianale pistola. Ok, qua ancora non c'eravamo stati. Sì. Visione notturna, canna quadrupla, lancia missili. Questo posto è una citazione? Oh mio Dio. Figo, fighissimo. E qui da dove siamo saliti? Ma qua è pieno di trappole che non sono... O si sono attivate e non sono state poi risistemate. O qualcuno è passato poco prima di noi. Che cosa meravigliosa che delle semplici e banalissime frecce ci abbiano portato a fare questa... questa esperienza! Aspetta, ecco qui. Guarda che non ho più i pezzi addosso. Dov'è il corridoio in tutto ciò? Mi stanno piccando tantissimo. E tra l'altro, leggendario. Adesso anche deve morire. Che me ne resuscita. Ok. Ok. Wow. Tonic sempre mezzo morto. Non so se che sia. Ce n'era uno super leggendario. Era lui? Berserker Mascarello? Cosa? Voglio il berserker Mattarello. Più bassa la resistenza dell'armatura, più gravi sono i danni inflitti. Ok. Bene. Ottima arma. Ok, qua si sale. Qui probabilmente erano chiusi dentro e hanno sfondato la porta. Vediamo se c'è un'altra direzione percorribile. Qua è da dove siamo arrivati, no? No, a posto, si sale e basta. Ok. Qui ci
sono delle trappole. Ok, molte trappole, veramente tante trappole. E da qua si esce? No! Da vendere e non usare mai. Oh! Porta 1, porta 2 o porta 3? Oddio! Scegliete voi. Chissà che è caldo in quella tuta. Porta 3. Oh cazzo! No, Rab. Faccio io ora, porta 2. Oh! Ok, da qui si va avanti. Quella è... No, ok. Wow. Qui è dove dormiva il tizio? Banco da lavoro per armi. Una rivista. Perfetto. Sblocca permanentemente una nuova verniciatura personalizzata per la tua armatura atomica. Sì! Ciao il gatto! Ok, qui siamo tornati indietro. Santi interagisci. Bravo scemo. Ok. Guarda i nuclei di fusione. Oh mio Dio. Casco d'armatura da combattimento. Munizioni. Non mi piace moltissimo. Trappole e lanciafiamme. Ok, invece qua. Ah, è tutto esploso. Quindi o sceglievi uno o sceglievi l'altro. Vanno bene i nuclei di fusione. Cosa c'era lì? Wow. No, ma vabbè, fighissimo comunque. Quindi questa è la porta numero 2. Oppure si va avanti da qui. Si esce? No, è finito! No! Vogliamo sapere cosa c'era nella porta numero... Forse prosegue. Nick, cosa ne pensi? Forza, da lì si fa il giro. Andiamo in porta numero 1. Oh cazzo! Ho scelto bene allora. Ok. E niente, si esce. Molto figo, veramente. Qua cosa c'è? Un'altra porta? C'era Pikachu lì dentro. No, come vuoi? Sento rumore, combattimento! Oddio. Sarà divertente! Eh sì, vabbè, non gli faccio niente, come al solito. Aia! Aiuto! Come mi sta bloccando? Giochiamo Ascia Ascia. Dai, facciamolo. Così Maverick non può dire che non la sto usando. No! No! Prendi questo. E questo. Ferito! E questo. Arriva! E questo. Testa!
qualcuno dovrà pur farne uso. Guarda com'è insanguinata. Vabbè, qua dentro cosa c'era? Cosa teneva? Cosa nascondeva qua dentro? Nulla. Nulla, era da solo. A coprire niente. Tutto questo per un tappo, vero? Ah! L'ennesimo nucleo di fusione, eh? Abbiamo fatto scorta. Ok. Pieno, pieno di supermutanti questo posto, non mi piace per niente. Fusione di nucleone. Oddio. Cos'era successo? Oh, la caduta attutita? Non ho ben capito. Guarda che andavo in giro in moto e si faceva pure i barbecue. Milton General Hospital. No, non ci voglio più tornare nell'ospedale. Un bug? Ok, ok. Dai, per oggi va più che bene. Esci. Confermo. Oggi abbiamo fatto un po' di robina. Un po' di robina. Perché aprire le porte quando puoi abbatterle ad asciate, vero? Allora. Oggi il nostro raid va a Depp, che è da un po' che non lo raidiamo. E io come sempre vi ringrazio infinitamente per la vostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Ah, tra l'altro non avevo letto il messaggio, Mav. Sono andato via un quarto d'ora, che boss mi sono perso. Ti sei perso una meravigliosa città a Soul. E mi mancheranno i robot, sì. E vi avviso che domani la live salta e ci ripecchiamo domenica, forse con Animal Party. Detto ciò, ciao ragazzuoli, ci vediamo domenica, passate un buon sabato. Ciao e buonanotte per dopo. Ciao.